sul Resto del Carlino è uscito questo articolo: furti a Ravenna, installano il filo spinato antiladri, multati, sanzionati 10 famiglie, eravamo preda dei banditi, abbiamo solo cercato di proteggerci. Qua vediamo la recinzione con il filo spinato sopra. Blindate in casa per difendersi dai ladri. Ogni famiglia ha speso dai 9 ai 15 mila euro per installare telecamere, fari che si accendono con l'avvicinarsi delle persone, allarmi interni alle abitazioni, tutto collegato con i cellulari. Una decina di famiglie, le cui abitazioni racchiudono all'interno i rispettivi giardini. Dopo che le nostre abitazioni sono state più volte visitate dai ladri, creando allarme e forte preoccupazione, abbiamo deciso di alzare le recinzioni interne che dividono i diversi giardini, collocando in cima il filo spinato. I ladri infatti accedevano all'interno dei giardini e poi passavano da un'abitazione all'altra passando attraverso l'area verde. Durante la notte più di una famiglia si è ritrovata con i malviventi in camera da letto e quindi per impedire ai ladri di passare da un giardino all'altro i residenti hanno deciso di alzare oltre 2 metri le reti divisorie e hanno piazzato il filo spinato. Questo per aumentare la difesa delle nostre abitazioni. A un certo punto sono arrivati verbali della Polizia Municipale, cioè le multe a causa del filo spinato. La Polizia Locale richiama l'articolo 3 del Regolamento Urbanistico Edilizio. Il filo spinato non può essere usato sulle recinzioni. Qui si apre un dibattito un po' più particolare sul fatto che le recinzioni di cui si occupa la norma siano interne o esterne, quindi se danno sulla strada esterna oppure soltanto su proprietà interne. Però al di là di questo è discutibile che il comune contesti di proteggere i nostri confini interni dai ladri. Se arriviamo a mettere tutti il filo spinato vorrà dire che il fenomeno dei ladri ha raggiunto livelli insopportabili. Già abbiamo una vita blindata, adesso anche la multa. Io ho scritto alcune osservazioni dal titolo "La libertà non è compatibile con la democrazia". Prima osservazione, lo Stato non è in grado di proteggere i cittadini dalle continue aggressioni della criminalità. Secondo, i cittadini sono costretti a spendere migliaia di euro dei loro soldi per proteggersi perché lo Stato non lo fa. E visto che non ricevono alcun servizio di protezione, sarebbero teoricamente autorizzati a non pagare più le tasse. Naturalmente questo lo Stato non lo permette perché in realtà non c'è alcun contratto nemmeno implicito tra i cittadini e lo Stato. Qui mi riferisco alla teoria del contratto implicito, secondo cui i cittadini volontariamente accettano di pagare le tasse allo Stato in cambio dei servizi, anche se questa volontarietà non è manifestata in modo esplicito, ma soltanto implicito. Sarebbe una specie di silenzio assenso. Ma in realtà questo contratto implicito non c'è, c'è invece un rapporto di prevaricazione imposto con la forza e senza il consenso di molti cittadini. I cittadini non sono davvero proprietari delle loro abitazioni di proprietà, visto che non sono liberi di gestirle come vogliono, sono liberi di farlo soltanto nei limiti che decidono le autorità statali e questi limiti sono stabiliti tramite provvedimenti di diritto positivo, quindi possono cambiare in modo arbitrario. Per esempio un giorno potrebbe essere approvata una legge che vieta di installare telecamere d'allarme nel proprio appartamento, magari per motivi di privacy. Perciò la democrazia è totalitaria nel senso che intende Giovanni Birindelli, cioè non esiste un limite oggettivo al potere politico. Tramite i provvedimenti di diritto positivo si possono far passare praticamente tutte le norme, anche le più liberticide. Quinta osservazione, secondo il mito democratico anche questo provvedimento che stabilisce che è reato mettere il filo spinato scaturirebbe dalla volontà popolare attraverso la regola della maggioranza e i rappresentanti eletti in Parlamento. Quindi, in teoria, la maggioranza degli italiani sarebbe a favore di una legge che impedisce di rinforzare le barriere delle abitazioni per difendersi dai criminali. Questo ovviamente è un paradosso, perché certamente la stragrande maggioranza della popolazione sarebbe invece favorevole a poter mettere il filo spinato per autodifesa. Però secondo il mito della democrazia, che appunto è soltanto un mito, siccome questa legge è stata approvata dal Parlamento, allora vuol dire che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani. Cosa rispondono le persone che invece sono stataliste? Ma se ciascuno facesse come vuole, no, sai che confusione, sai che caos nella società, c'è troppa libertà. E questo è il problema, ci vogliono più regole, più leggi, più disciplina, più controlli, più Stato. Come se già di controlli e di limitazioni alle libertà personali non ce ne fossero abbastanza. Vediamo invece cosa dicono i libertari. Per i libertari mettere una recinzione in filo spinato all'interno della propria abitazione è perfettamente legittimo, in quanto non costituisce azione aggressiva nei confronti di nessun altro individuo. È il principio di non aggressione, cioè il limite oggettivo a qualsiasi comportamento coercitivo. Ma non tanto e non soltanto
limite al comportamento coercitivo e aggressivo degli altri individui, ma soprattutto è il limite all'aggressione e alla violenza del potere politico, dello Stato e delle sue istituzioni. Quindi il principio di non aggressione serve a difendere l'individuo soprattutto dallo Stato, dalla violenza del potere politico e dalle sue istituzioni.